Eccoci qua, ci troviamo allo stand Ducati, uno stand che come sempre è veramente imponente. Il rosso è il colore dominante, vediamo del giallo davanti a noi dell'area dedicata alla Scrambler, grandi novità su questo fronte. Ma a raccontarci queste novità, queste tante novità di questo EICMA 2016 abbiamo Stefano Tarabusi, che è il Product Manager di Ducati, che ha gentilmente consentito a raccontarci in prima persona quella che è la gamma che vedremo nel 2017. A te Stefano! Grazie, ciao! Allora niente, quest'anno abbiamo presentato una serie di novità molto importanti con la presentazione della Ducati World Premiere di ieri pomeriggio. E, partiamo dagli amici della Land of Joy, i nostri amici del Ducati Scrambler, che hanno presentato per quest'anno due novità molto importanti che tutti aspettavano. Una è la Desert Sled, che di fatto è uno scrambler che richiama chiaramente le motociclette da cross degli anni 70, con tutto l'immaginario e il mondo che ruota attorno ad esse. E dall'altra parte invece c'è quella che tutti aspettavano, perché tutti se la facevano in casa, e invece abbiamo pensato di proporre anche la nostra, che è la Scrambler Cafe Racer, che è chiaramente una Cafe Racer derivata dalla Scrambler, con tutto quello che c'è da mettere nella Cafe Racer, quindi tutti i particolari di impronta sportiva che sono da mettere sulla Cafe Racer d'obbligo, a partire dai manubri con le clip-on handlebar, ok? Poi, passando invece al brand Ducati vero e proprio, abbiamo tutta una serie di novità che vanno dalla regina, cioè dalla moto irraggiungibile, che è il sogno di tutti, che è sicuramente la 1299 Superleggera, che rappresenta la quintessenza, come diciamo noi, dello spirito Ducati, visto che abbiamo voluto concentrare in una sola moto, tra l'altro una moto che è omologata Euro 4, quindi stradale, tutto il know-how che Ducati ha acquisito negli anni per quello che riguarda la Superbike e la MotoGP. Quindi una moto super esclusiva, 500 pezzi numerati, tutto in carbonio, a partire da telaio, telaietto, forcellone, ruote, il motore rivisto, che di fatto diventa il bicilindrico più potente di sempre, da 215 cavalli in versione omologata, che poi crescono nella versione con scarico racing che viene offerto assieme alla moto di serie. Poi passiamo invece a tutte le altre novità che sono anch'esse molto importanti. Una che è la Super Sport, quindi questa sportiva, diciamo, che si rifà alla Super Sport Ducati di un paio di decenni fa, quindi una sportiva più leggera, meno impegnativa di quella della Panigale chiaramente, ma che offre sicuramente una maggiore versatilità. Poi abbiamo presentato la Multistrada 950, altra moto che tutti aspettavano, quindi la Multistrada un pochettino più piccola come motore, ma sicuramente che offre tutti i vantaggi, la versatilità e il divertimento della Multistrada più grande. Si rifà tra l'altro anche all'enduro, visto che monta la ruota davanti da 19 ed è disponibile anche con pneumatico tassellato, quindi con un chiaro richiamo all'enduro più grande. Poi la moto che più di tutte rappresenta l'eredità Ducati, la moto iconica per eccellenza, cioè il Monster. Di fatto quest'anno presentiamo il nuovo Monster 1200, che in realtà è una moto che si rifà al Monster 1200 attuale, ma le modifiche sono talmente tante, talmente importanti, che chiamarla facelift è estremamente riduttivo. Quindi parliamo di moto nuova, quindi una moto che è il Monster per eccellenza, il Monster 1200, nell'estetica e nel concept richiama chiaramente il concetto di Monster, quindi moto sportiva essenziale. Le prestazioni raggiungono livelli molto alti, quindi siamo sui 150 cavalli di potenza massima e quasi 13 kg di coppia. E dall'altra parte invece abbiamo quello che chiamiamo Monsterino, il Monster 797, che invece in questo caso riprende il motore raffreddato ad aria dei primi Monster, quindi un motore di 800 cc raffreddato ad aria, ed è la moto che vuole essere la moto da divertimento per eccellenza, quella che offre un divertimento senza pensiero, un divertimento facile, perché è la moto che di fatto diventerà l'entry level del mondo Ducati. Una moto quindi non troppo costosa, una moto che è facile da guidare, però che allo stesso tempo offre tutto il divertimento e le prestazioni che una Ducati deve offrire. Quindi è una gamma veramente completa. Noi, come ti dicevo Stefano, veniamo da Modena, voi siete di Bologna, di Borgo Panigale, quindi siamo decisamente vicini di casa, e Ducati storicamente è sempre stata associata alle supersportive, comunque alle moto, passami il termine, da smanettone. Vediamo con questo EICMA ancora di più che vi rivolgete a un pubblico a 360 gradi, dall'entry level con le scrambler, addirittura con versione motori di piccola cilindrata, fino alle irraggiungibili, ma forse per qualcuno raggiungibili, Ducati Superleggera e 1299 Panigale, è così? Assolutamente, di fatto il DNA Ducati rimane sempre comunque quello della supersportiva e quello delle corse, cioè quello che ci
che ci teniamo strette con le unghie, che è quello delle corse in Superbike e in MotoGP, quindi delle moto super sportive. Però è chiaro che vogliamo anche avvicinarci a tutti quei clienti che non se la sentono di mettersi su una moto come la Panigale, che di fatto è comunque una moto impegnativa e non per tutti, anche da guidare, non solo come costi. Quindi è chiaro che ci stiamo spostando verso tutta una serie di altri mondi che ci permettono di aprirci verso tutti i clienti nuovi. L'abbiamo fatto l'anno scorso banalmente con il Multistrada Enduro, piuttosto che con la X Diavel, che ci ha aperto il mondo delle cruiser. Quest'anno lo facciamo anche quest'anno, perché abbiamo introdotto la Cafe Racer da una parte, la Desert Sled per quanto riguarda le piccole moto da cross, piuttosto che il Monster piccolo, il Monster 797, che invece ci vuole aprire il mondo, quello magari dei neofiti, di chi per la prima volta sale sulla motocicletta. Quindi per noi è assolutamente fondamentale mantenere il nostro DNA in ogni moto, qualunque, cioè dal piccolo Monster fino alla Panigale, il DNA Ducati deve essere sempre presente e al 100%. Però chiaro, declinandolo per tutte le tipologie di cliente, che di fatto possono essere interessanti a una serie di altri aspetti che possono non essere la sportività estrema. Assolutamente, quindi come voi vi premurate di fare delle moto a 360 gradi, ovviamente il gruppo Oran si premura di vestire i motociclisti. Abbiamo tantissimi ducatisti tra i nostri fan e tra i nostri utenti YouTube. Ti ringraziamo, ovviamente se vuoi passare a trovarci a Modena sarai il benvenuto, e ti ringraziamo veramente perché ci hai chiarito veramente in modo esaustivo quello che è il 2017 che sarà per Ducati, e ti posso dire che si preannuncia molto interessante. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.